Allora, cominciamo a vedere i quiz che ci mancavano sulle condizioni del fondo stradale, quelli relativi alla percorrenza di un tunnel, traforo, lunga galleria, eccetera. Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di formazione di lunghe file di veicoli, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza per scongiurare, in caso di incendio, il rapido propagarsi delle fiamme. Questo perché il tunnel fa da camino, quindi in caso di incendio, naturalmente le fiamme si propagherebbero lungo tutta l'estensione del tunnel. E quindi è il quiz è vero perché è opportuno distanziarsi dai veicoli che tenere una certa distanza di sicurezza dai veicoli che ci precedono. Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di incendio, bisogna abbandonare velocemente il veicolo seguendo la segnaletica che porta alle vie di fuga o ai luoghi sicuri protetti da porte tagliafuoco. Vedremo tra poco che ci sono due segnali relativi a questo, a questi, diciamo così, segnaletiche per mettersi in sicurezza. Una di queste, appunto, indica le vie di fuga, attraverso le porte tagliafuoco. Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di incendio bisogna tenersi alle istruzioni vocali del personale di servizio o dei vigili del fuoco per evitare di incamminarsi nella direzione sbagliata nel caso in cui siano già presenti i vigili del fuoco. Altrimenti, come abbiamo visto nel quiz precedente, bisogna seguire l'indicazione dei segnali verso le vie di fuga attraverso queste porte tagliafuoco che ci consentono di uscire all'esterno. E qui poi abbiamo i due quiz veri riferiti alla figura 334. Il pannello in figura posto all'interno di una galleria indica la presenza di una via di fuga, dove c'è questo omino, se poi lo andrete a vedere, che sta, diciamo, scappando verso la via di fuga. E l'altro invece, il pannello in figura posto all'interno di una galleria indica la presenza di un estintore, è la figura di un estintore. Dove diciamo il pannello indica appunto che in quel punto si può accedere a un estintore. Poi abbiamo due quiz falsi. Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'imbocco della galleria ed è quello riferito alla presenza delle vie di fuga, che invece sono quelle che indicano verso dove dirigersi per uscire all'esterno. Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di incendio, bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco, è ovvio che è falso, perché so, se ci sono già i vigili del fuoco, dobbiamo seguire le indicazioni dei vigili del fuoco. Procediamo con un'altra serie di quiz, in questo caso sul comportamento corretto per la sicurezza stradale. I motocicli, avendo una ridotta sagoma frontale, sono meno visibili in distanza e quindi fanno parte di quelli che vengono chiamati utenti deboli della strada, cioè pedoni in generale, poi con le varie sottocategorie di bambini, anziani, donne incinte, disabili, eccetera. E tra i veicoli, quelli come le biciclette, quindi senza pedali, ma molto piccoli, poco facilmente individuabili, specialmente in caso di scarsa visibilità atmosferica, nebbia, eccetera, durante le ore notturne, per esempio. E anche motocicli e ciclomotori a due ruote, soprattutto, vabbè, i motocicli normalmente possono anche avere la carrozzetta, però insomma, qui ci si riferisce soprattutto a quelli a due ruote, non a quelli a tre ruote asimmetriche, che si chiamano sidecar, l'autociclo col sidecar. E i ciclomotori, sempre a due ruote, che hanno
tutti una ridotta sagoma frontale, un po' come le biciclette, che sono molto esili e quindi difficili da individuare a distanza. I conducenti degli autoveicoli devono in generale prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due ruote, in quanto meno facilmente visibili. I conducenti degli autoveicoli nell'aprire le portiere devono prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due ruote, in quanto meno visibili. Abbiamo già detto prima, insomma, ripete quello che ho appena detto nell'altro quiz. Nell'attraversamento degli incroci si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga, senza che sia visibile a distanza, un veicolo a motore a due ruote che ha sorpassato i veicoli fermi. Cioè praticamente che non si sia comportato in modo corretto, ma si sia portato davanti agli altri, passando in mezzo ai vari veicoli fermi al crocevia e quindi che magari insomma, non sia ben visibile a distanza e che possa comportarsi anche in maniera scorretta, magari attraversando l'incrocio. In caso di intenso traffico con incolonnamento di veicoli, prima di aprire le portiere per scendere dal proprio veicolo in sosta, si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga un veicolo a motore a due ruote che sta sorpassando a destra i veicoli fermi in coda. Comportamento molto, molto frequente, ma ovviamente scorretto, cioè anche i veicoli a due ruote devono stare in coda con gli altri veicoli, anche perché il sorpasso a destra è vietato. Buonasera. Buonasera, ecco, chiudete pure il microfono, grazie. Durante il sorpasso di un veicolo a motore a due ruote, soprattutto se ad elevata velocità, si deve mantenere una buona distanza laterale di sicurezza. Elevata velocità, ovviamente, del nostro veicolo. Distanza laterale di sicurezza perché, oltretutto, oltre agli sbandamenti che questo veicolo potrebbe avere per la presenza di magari strada dissestata, tombini, rotaie, eccetera. Se noi guidiamo un veicolo di grosse dimensioni, ad alta velocità produciamo un certo spostamento d'aria nei confronti del veicolo a due ruote che ha meno stabilità e quindi gli provochiamo magari uno sbandamento, un ondeggiamento. Durante la circolazione su strada, per rendersi maggiormente visibili, i motocicli devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti anche di giorno. Esatto, anche di giorno e diciamo, per precisare meglio questo quiz vero, anche nei centri abitati, perché fuori dai centri abitati è obbligatorio per tutti. Quindi ci sarebbe da precisare che devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti anche di giorno. Vabbè, so, il quiz è vero perché comunque si riferisce alle condizioni generali della circolazione dei motocicli. Quindi i motocicli e i ciclomotori, sia fuori sia dentro i centri abitati, anche di giorno devono sempre tenere accesi gli anabbaglianti perché sono meno visibili. Vediamo i quiz falsi. Durante la circolazione nei centri abitati, i motociclisti possono in ogni caso utilizzare l'avvisatore acustico giungendo in prossimità degli incroci. Ovviamente è falso perché si può usare il clacson solo in casi di pericolo immediato e non in qualsiasi caso. Questo nei centri abitati. Di notte i conducenti di veicoli a due ruote sono obbligati a circolare con un giubbotto giallo rifrangente. Falso. Chiaramente sarebbe preferibile circolare con diciamo, indumenti che possano segnalare meglio la presenza, però non sono obbligatori. Sulle strade in cui vige l'obbligo di catene, in caso di nevicata, ai conducenti dei veicoli a due ruote comunque è concesso di circolare. Beh, questo è falso. Anche perché avranno anche loro dei dispositivi per chiaramente non le catene, però avranno anche loro dei dispositivi di marcia su neve.
E comunque, insomma, non è vera la risposta. I conducenti di motocicli sono più facilmente percepibili dagli altri conducenti di autoveicoli perché più rumorosi. Ovviamente la risposta è falsa, il rumore prodotto dal motore non c'entra nulla col fatto di essere più facilmente percepibili. I conducenti di veicoli a due ruote, avendo una ridotta sagoma frontale, sono più visibili in distanza. Beh, insomma, qui non c'è bisogno di commentare, è palesemente falso. I conducenti di veicoli a due ruote, essendo meno facilmente visibili in distanza durante le ore notturne, devono in ogni caso circolare con proiettori abbaglianti accesi. No, perché gli abbaglianti è falso il comunque, devono in ogni caso circolare. Diffidate sempre di questi quiz che naturalmente dovete sempre valutare come è formulato il quiz, però normalmente quando si prescinde dalle circostanze le risposte ai quiz sono falsi. I proiettori abbaglianti sono vietati. In vari casi, tra cui nei centri abitati sempre, e fuori dai centri abitati sono consentiti soltanto in certi casi. Adesso non stiamo a vedere in quali, però questo quiz è falso perché in ogni caso è sempre una cosa che sarà falsa perché bisogna considerare la situazione in cui ci si trova. Quindi il fatto di essere meno visibili non è una scusante per usare sempre gli abbaglianti e abbagliare gli altri utenti della strada. L'abbigliamento del motociclista non incide sulla sua visibilità nel traffico. È falso perché l'abbigliamento del motociclista è fatto anche, oltre che per proteggerlo meglio in caso di caduta, è fatto anche per essere più visibile del traffico.